questa pianta straordinaria che vediamo con i fiori bellissimi, gialli, da questo giallo molto intenso, è la senape selvatica. È una pianta annuale, si trova un po' ovunque, della famiglia delle brassicacee. È originaria del Mediterraneo, del bacino mediterraneo, ed è diffusa in tutto il mondo, praticamente in tutte le regioni temperate del pianeta. È talmente invasiva che, come potete vedere da questo breve filmato che ho realizzato io, insomma, è ovunque. In Italia cresce nei campi dai 0 ai 1400 metri sul livello del mare. Le foglie sono commestibili, come dimostrerò, perché insomma ho fatto un bel piattone, non mangiate, e sono commestibili allo stadio giovanile della pianta, anche nell'alimentazione animale. Comunque bisogna fare attenzione ai semi, perché sono quelli che si usano per la preparazione della salsa di senape, e se consumate in grande quantità possono causare dei problemi gastrointestinali, a quanto pare, hanno una loro tossicità e quindi non bisogna abusarne dei semi. E mentre con le foglie si possono realizzare tanti deliziosi manicaretti, primi piatti, sformati, frittate o delle sfiziose polpette. Io in questo filmato, come vedrete, ho realizzato un piatto di verdura saltata in padella con 4 cucchiai d'olio, 2 spicchi di aglio e un pochino di peperoncino. E buon appetito! Allora, qui l'arbusto, foglie. Io penso quello dove ci stanno dentro, ma quelli non sono semi. Guardate, guardate questo filmato. E qui praticamente ci troviamo tra il Lazio e l'Umbria, e come vedete ci sono dei terreni che questa pianta praticamente si è impadronita completamente dell'ambiente. Guardate, cioè ettari ed ettari di senape selvatica. Provatela perché è veramente straordinaria. Quindi, per una buona insalata, strappate le foglie, lavatele accuratamente, tenetele in acqua per un po' di tempo, pulitele, lavatele bene, dopodiché le inserite in un recipiente una volta asciutte e le potete finalmente passare in padella. Prima vanno a sbollentare, chiaramente, 8 minuti. 8 minuti in un tempo. Passati gli 8 minuti, le riversate in padella, un paio di spicchi d'aglio, un po' di olio, io metto 4 cucchiai d'olio e un pochino di solo parole. Valentina, lo impugna il pittore. Sei un pittore, devo essere in casa. Samino, lo è la classica coppa pasquale.